Arriva da un'assemblea dei magistrati calabresi che si è tenuta a Catanzaro il secco rifiuto alla proposta di modifica delle piante organiche e ai tagli previsti nei distretti di Corte d'Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria. I magistrati sono una risorsa e non un costo, è stato detto. Qui si combatte l'andrangheta, che oggi è l'organizzazione criminale più potente, dicono i magistrati calabresi, che si sentono fortemente penalizzati dalle nuove proposte di riassetto della giustizia. Il messaggio che vorrei fare passare che se si vogliono ridurre gli organici dei magistrati e conseguentemente anche gli organici del personale amministrativo, non si fa un buon servizio a quella che oggi viene chiamata la spending review, cioè la riduzione della spesa pubblica, perché forse si risparmierà sullo stipendio a un magistrato, ma non si ha consapevolezza del contributo e del valore sociale anche in termini economici che l'attività di un magistrato ha come ritorno sul territorio e sull'immagine dell'intera nazione italiana. Quindi la mia richiesta è in linea con quanto il Presidente della Repubblica ha già detto, cioè la criminalità organizzata in Calabria è una priorità nazionale. E risolvere questo problema significa contribuire a una immagine più affidabile dell'Italia. Al termine dell'assemblea è stato approvato un documento unitario, sottoscritto anche dai sindacati del personale amministrativo, che sarà inviato al CSM e al Ministero della Giustizia.